Giunge al termine Temptation Island e in tantissimi si chiedono cosa sia successo a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di questa seguitissima edizione. Molte coppie in gara hanno messo in discussione i loro sentimenti, tra cui la fidanzata Manuela che ha ceduto alle lusinghe del tentatore Luciano. Mentre Jessica si è lasciata corteggiare e ammaliare dal single Davide, che sembrava averla rapita al punto da trascorrere una notte dormendo insieme. Eppure al termine del reality show, sembrava che queste frequentazioni non fossero andate in porto, come aveva svelato il tentatore Luciano. Nel dettaglio, a poche ore dalla puntata finale di Temptation Island in onda su Canale 5. Il tentatore Luciano si è reso protagonista di una diretta Instagram fatta assieme al collega Davide, dove hanno avuto modo di svelare ciò che è successo una volta che si sono spenti i riflettori del reality show delle tentazioni Mediaset. Manuela e Luciano, durante la loro permanenza all'interno del villaggio, si sono lasciati andare a frasi che non sono passate inosservate. La ragazza, infatti, ha ammesso di trovarsi molto bene col tentatore che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile col fidanzato Stefano. I due sono più volte arrivati a un passo dal bacio, al punto che Stefano ha avuto delle reazioni molto forti, finendo per spaccare alcuni oggetti presenti nel villaggio. Stessa sorte anche per la coppia composta da Jessica e Davide, lei ha lasciato il fidanzato al falò finale ed è corsa dal tentatore, il quale le ha detto che ora deve pensare a se stessa e deve riprendere in mano le redini della sua vita. Ma cosa è successo a distanza di un mese dalla conoscenza a Temptation Island? Si sono formate le coppie composte da Jessica, Andrea e Manuela Luciano. In una diretta il single Luciano aveva detto che tutti i tentatori fossero usciti single dal programma. In seguito all'ultima puntata però, sul suo profilo è apparso un tenero scatto in compagnia di Manuela che fa invece pensare ad una loro frequentazione. Sui social, Luciano quindi, non si è fatto problemi nel rivelare che tutti i tentatori di questa edizione del reality show di Canale 5 sono tornati a casa single. Forse per depistare dal lieto fine successivo. Siamo usciti tutti single, aveva dichiarato il giovane tentatore. Una vera doccia gelata per le due ragazze che, dalle immagini trasmesse in televisione, sembrano essere realmente interessate ai rispettivi tentatori. Per Manuela invece non è andata proprio così. Poche ore dopo l'ultima puntata di Temptation Island, Manuela ha cambiato la sua foto profilo Instagram con uno scatto che la ritrae proprio in compagnia di Luciano. Il tentatore dal canto suo ha dedicato alla ragazza la canzone Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti, condivisa nelle stories anche dalla stessa Manuela. Ai microfoni di Bisciglia proprio Luciano ha infine confermato la loro relazione: Manuela è una persona speciale. Le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello, mia mamma è impazzita per Manu. Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po' di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati. Nota di correzione 28 luglio 2021, questo articolo è stato aggiornato il 28 luglio, giorno successivo all'episodio finale di Temptation Island, riportando gli ultimi sviluppi della vicenda e della storia tra Luciano e Manuela.